Bentrovati, nuova puntata di Basket Mania. Anche oggi davvero tanti argomenti. È stato un weekend ricco con la Final Eight vinta a sorpresa da Sassari, l'eliminazione di Milano, Siena che non è riuscita a conquistare il sesto titolo consecutivo. Ci proietteremo verso la prossima giornata di campionato. Come sempre tanti argomenti, ma vediamo il sommario. La Coppa Italia si chiude con la vittoria sorpresa ma meritata di Sassari. Lo speciale di Basket Mania, le pagelle, il caso Milano, i quintetti ideali e la voce degli esperti. In NBA è la settimana dell'All-Star Game. In attesa delle prodezze delle stelle americane, riviviamo i momenti più esaltanti degli ultimi anni. Intervista esclusiva di Basket Mania con Nick Young, il giocatore dei Los Angeles Lakers che è stato una delle sorprese della stagione. Nel mondo del college fa discutere il caso di Marcus Smart, talento da NBA che ha perso le staffe e ha spinto uno spettatore. Di nuovo in studio dunque questi principali argomenti. Vado a salutare i miei compagni d'avventura. Ciao Manuel Follis. Ciao Silvia, ben ritrovati, ciao a tutti. E ciao anche a Daniele Cuzzolin. Ciao Silvia, buon pomeriggio a tutti. L'abbiamo sentito nel sommario Silvia, allora io ho messo una camicia blu e bianca in onore di Sassari. In onore di Sassari, esattamente, perché è stato un weekend molto bello per il basket con la Final Eight, queste otto squadre che si sono duellate e a sorpresa ha vinto Sassari, l'eliminazione di Milano. Manuel, abbiamo tante cose di cui parlare, vogliamo sapere anche perché poi Milano è uscita. Voi avete lavorato molto questo weekend. È stato uno degli argomenti, diciamo, di discussione del weekend di Coppa Italia, sicuramente. Allora, tra poco ascoltiamo anche le interviste che avete realizzato. Prima andiamo a omaggiare Sassari. Fosse un weekend speciale per la Dinamo Sassari, lo si era capito venerdì. La vittoria su Milano, super favorita, già profumava di impresa. Poi il successo su Reggio Emilia ha confermato la tesi, ma la prova definitiva doveva arrivare in finale di fronte Siena con in dote le precedenti 5 edizioni della Coppa Italia. Sassari però non si ferma davanti a nulla, va sopra anche di 20, ma la mensana è dura a Mourinho e riesce a rientrare fino al meno 3. Coach Meo Sacchetti può però contare su un Caleb Green spaziale e i 31 punti complessivi dei cugini Diner. Insomma, non ce n'è per nessuno, è l'anno di Sassari che vince la Coppa Italia. La soddisfazione a fine gara è tutta del coach dei Sardi. Ma volevo vedere l'approccio che avevamo all'inizio, l'approccio che avevamo è stato importante e perciò abbiamo patito un pochettino il ritorno di Siena, perché lo sapevamo, una squadra che non molla mai. Ho detto solo che dovevamo leggere le situazioni e vedere delle situazioni di tiro favorevole. Il problema è che giocavamo troppo la palla e finivamo gli ultimi 5 secondi senza palla. A mia moglie. Dedica la vittoria alla moglie, vittoria conquistata con un figlio in campo. Insomma, il sogno di ogni papà. Travis Diner viene premiato come MVP della finale. È lui a dominare sia la semifinale sia l'ultimo atto della Final Eight. Sassari entra nella storia del basket. Entriamo subito nel vivo della discussione. Manuel, partiamo perché già settimana scorsa con Dino Meneghini studio tutti quanti avevate detto insomma la favorita è Milano. In realtà sorpresa Sassari. A sorpresa Sassari, e secondo me ti devo dire Silvia che tutto sommato ha meritato. Tra l'altro ci tengo a fare una precisazione tecnica, perché si è molto discusso anche sui forum che frequento delle capacità difensive di Sassari. Secondo me, perché è una squadra votata all'attacco, secondo me tutto sommato Sassari ha anche mostrato in molti casi una difesa particolarmente efficace, secondo me ha meritato. Dani? A parte che non vogliamo sapere i siti, i forum che frequenta Manuel, perché stendiamo, diciamo, non vogliamo sapere tutto di Manuel, ecco. Sono segreti. Non si sa che forum frequenta. Comunque, no, Sassari assolutamente complimenti. È stato bellissimo vederli giocare un po' così. Sembrava quasi a caso al ciapa e tira, ha detto qualcuno. Cioè, prendo, tiro e faccio canestro. In realtà questa è stata una buona soluzione, soprattutto contro Milano. Poi invece, come ha detto Manuel,
grande difesa e contro le altre squadre o giochi bene, quindi difendi e attacchi bene, oppure la Coppa Italia non la vinci, non basta la fortuna. Prima Coppa Italia della storia di Sassari, noi però abbiamo anche dato dei voti, ci siamo permessi di farlo. Andiamo a vedere le nostre pagelle. Milano ha giocato il quarto più tirato e in più contro i campioni, quelli di Sassari, ma essendo la strafavorita della vigilia, paga il peso delle aspettative. Voto 1. Uscita dalla partita contro Brindisi dopo pochi minuti, non c'è mai più rientrata. E pensare che arrivava da un buon momento di forma. Per Venezia, voto 2. Roma è stata distrutta sotto i tabelloni da Siena, all'attenuante però che deve ancora trovare gli equilibri dopo la rinuncia a Taylor. Voto 3. Nel bene e nel male per Cantù ha fatto tutto Stefano Gentile. Bravo prima e sprecone poi. Forse però Radori poteva avere qualche pallone in più. Voto 4. Per Marking Saints un 5. Bravissimo da 7 fino alla finale, ha però steccato la partita più importante. Jerome Dyson è un 6. Il voto non è più alto solo perché non è riuscito a portare la sua squadra in finale. Ma in semifinale a tratti è risultato incontenibile. Accanto ai cugini Diner, il piccolo Marquis Green è stato uno dei protagonisti. Pochi punti, ma triple dal peso specifico enorme. James White è un talento e una gioia per gli occhi a vederlo giocare. Felino, forte in penetrazione, implacabile al tiro. Spesso però troppo solo. Il voto però è 8. Voto 9 per i Diner, un cognome per due protagonisti. I cugini Travis, votato MVP della Lega, e Drake, il nostro MVP, hanno illuminato la Coppa Italia. Voto 10 finale a Sassari, il coro dei tifosi. Non abbiamo mai vinto niente! Ha strappato sorrisi a tutto il forum. La vittoria è meritata e premia uno stile di gioco non comune, ma a tratti esaltante. E allora, doveroso il 10 a Sassari che ha dato Manuel. Intanto vi ricordo che potete interagire con noi attraverso i nostri social, Facebook e Twitter. Potete scriverci tutte le vostre domande e curiosità, e anche se avete degli spunti interessanti noi poi li possiamo riproporre nelle prossime puntate. Daniele, sei d'accordo con i voti che ha dato Manuel? Allora, con Manuel d'accordissimo. Aggiungerei solamente due cose, non ridere Manuel, perché aggiungo solamente che non abbiamo dato lo zero. Io lo darei però agli orari d'inizio delle prime gare, insomma alle 13 il venerdì. Manuel ha dovuto prendere un giorno di ferie, io non ci sono potuto andare, ci siamo rivisti alle 18, insomma le prime due gare l'hanno viste proprio davvero in poche. Da quindi rivedere gli orari. Sì, un pochino, nel senso che la prima partita soprattutto effettivamente forum semideserto era non bellissimo. Poi abbiamo le immagini delle scarpe di James White, scarpe bellissime, Manuel l'ha voluto riprendere, so che è un appassionato soprattutto di scarpe dei campioni, quindi scarpe rosa per James White, lo vediamo come alla si muove. Moda. Sì, veramente bellissimo, un voto altissimo per lui. Poi non li ha inseriti, sempre di Reggio Emilia, Pini e Mussini, un 96 e un 92, no, è vero. Catapultati in questa Coppa Italia, hanno fatto davvero benissimo, complimenti a loro. Poi ha scelto Ains di Siena e gli ha dato anche un bel voto, però non ci dimentichiamo di Crespi che con una squadra improvvisata in pratica, perché Siena è stata tirata tu inizio anno un po' così, è arrivata ancora in finale Coppa Italia e se la poteva giocare. E poi Green perché ce n'erano tre in finale, Silvia, di Green, quindi era difficile sbagliare. Sì, Green beccavi bene, sì, sì. Eric a Siena, Caleb a Sassari e Marquez a Sassari, quindi due a Sassari e uno a Siena, insomma con i Green si va sul sicuro. Daniela ha voluto aggiungere qualche votazione in più, ma ha fatto bene, gliela concediamo. Ha fatto bene soprattutto per segnalare i giovani di Reggio Emilia, che davvero Mussini e Pini hanno fatto una grande Final Eight, complimenti a loro. Allora, presenti al forum non c'eravate soltanto voi due, perché oltre agli appassionati c'erano anche tanti esperti del settore, giornalisti, ex cestisti, e voi li avete intervistati non soltanto sulla Final Eight, tra poco vediamo anche cosa ne pensano del campionato di Serie A che torna questo weekend. Per adesso rimaniamo sulla Coppa Italia e vediamo quello che è il quintetto ideale di questi. Hackett come playmaker per Milano, e ci mettiamo anche Lamford, che mi sembra il giocatore che abbia più talento in assoluto. Otello Hunter vicino, io sto con tanti esterni, prendo anche Drake Diner, il quinto lo scegliete voi. Metterei Dyson playmaker, metterei Kaukienas al numero 2, al numero 3 Drake Diner, White da 4, Zerini ha giocato molto bene ieri, Zerini. Dyson, Diner, Snare e White, e direi con Otello Hunter.
Io sono un grandissimo fan dei cugini Diner, è chiaro che quello che ha fatto Drake merita grandissimo rispetto, insieme a Michael Snair di Brindisi, un James White strepitoso, che ho Ian Sealings di Reggio Emilia. Andrea, a sottolineare la partita di Gani Lawal. Miglior quintetto per me, Dyson, Smith, Aradori, Lawal e White. Chiaramente Drake, Diner, White di Reggio Emilia. Travis Diner ha giocato anche lui molto bene. Per i playmaker aspetterei vedere come finisce Green. E questo è quello che pensano i giornalisti esperti del settore. Intanto noi che stiamo su anche Facebook e Twitter durante la trasmissione, Manuel, dobbiamo leggere anche un po' quello che pensano i tifosi, quello che è il loro quintetto ideale. Sì, ne segnalo un paio. Uno di Lorenzo Neri, che ringrazio e saluto, è un esperto di pallacanestro, tra l'altro un esperto di pallacanestro anche di college, quindi con cui c'è anche maggiore sintonia, che ha mandato il suo quintetto preferito: Travis Diner, Eric Green, James White, Caleb Green e Benjamin Hortner. Io sono d'accordo per 4 quinti con lui, mi trovo invece d'accordo per 5 quinti, quindi col quintetto che ci ha mandato mybasket.it, il sito che parla di pallacanestro, che ci ha segnalato i due Diner. Sono d'accordo: Travis Diner, Drake Diner, White, Caleb Green e Hortner. Mi sembra che questo sia un quintetto con cui ci si poteva giocare la finale. Daniele? Se ci spostiamo su Facebook, ne leggo due: quello di Fabio, Travis Diner, Kaukenas, Drake Diner, Caleb Green e Hortner, e poi quello di Matteo, che invece sceglie come Ali, White e Caleb Green, come centro Hortner e come guardie i cugini Diner, che diciamo l'hanno fatta da padrone. Sì. E allora continuate a scriverci, perché come vedete li leggiamo in diretta e poi durante la settimana comunque monitoriamo i Facebook e Twitter. Parliamo ora di Milano, perché l'avevamo data come favorita e questa uscita, che tra l'altro Milano che non è più imbattuta, perché da dicembre, almeno in Italia, vinceva tutte le partite. C'è stata una grande delusione da parte dei tifosi, una delusione forse esagerata, Manuel, visto che raccontiamolo brevemente quello che è successo ieri durante gli allenamenti. Ieri è sfociata, lo dici giustamente, ieri è sfociata la delusione dei tifosi in una richiesta di confronto con la società. Si sono presentati un gruppo, 30-50 tifosi sono presentati agli allenamenti, hanno chiesto dopo l'azione video di parlare con la squadra e hanno manifestato il loro dissenso, perché fondamentalmente, per dirla in sintesi, perché non ha vinto, perché Milano non ha vinto. Onestamente sono d'accordo, mi ritrovo abbastanza nella reazione della società, che ha detto: capiamo, però ci sembra esagerato alla luce della stagione che stiamo facendo. Eh sì, Daniele, anche perché ricordiamolo, Milano è, poi ne parliamo, l'unica italiana in Eurolega, è prima in classifica, campionato. Insomma, forse una contestazione non troppo giustificata. Allora, quando si era al Forum si respirava aria di sconfitta, è vero, Milano doveva vincere e invece è stata eliminata alla prima partita. Arriva però a questa Coppa Italia da prima in campionato e l'unica italiana in Eurolega, l'hai detto tu, quindi comunque è ancora lunga la stagione, però deve dimostrare, alla fine qualcosa deve vincerlo quest'anno. Continuiamo ad ascoltare le interviste che avete realizzato, perché abbiamo chiesto ai giornalisti presenti al Forum come hanno preso questa eliminazione di Milano e i motivi che hanno portato all'uscita. La storia della Coppa Italia, la storia della Final Eight ci ha più di una volta regalato questo genere di sorprese. Mi ricordo la Fortitudo nel 2000, la stessa Siena che ha dominato gli ultimi anni, all'inizio non è mai riuscita a vincere la Coppa Italia. Quindi la Coppa Italia, proprio per come è strutturata, è aperta sempre a grandi sorprese. Ovvio, la stagione di Milano in questo momento sembra grigia, ma ricordiamoci che quello che veramente conta è come si finisce. Quindi sicuramente in quel senso lì Milano resta la favorita. È mancato il fatto che il processo di maturazione in squadra, sebbene abbia fatto parecchi passi avanti, non è ancora completo. L'Armani è una squadra che ha comunque degli equivoci tecnici e tattici non indifferenti, l'abbondanza di esterni che devono avere il pallone in mano, la scarsa consistenza di più di un lungo e il fatto che hanno ancora poco vissuto comune. Credo che la strada intrapresa da Milano sia quella giusta, perché non si può cancellare oltre un mese di lavoro da quando è stato inserito Daniel Hackett ad altissimo livello, con fiumi di vittorie in campionato e anche un percorso eccellente in Eurolega, tolto quel tiro di Planinic. Quindi non credo che Milano debba farne un dramma, indubbiamente l'aspettativa era altissima, commisurata l'aspettativa c'è anche la delusione per una sconfitta che onestamente non si aspettava nessuno.
hanno anche dichiarato benissimo, cioè vogliono rifarsi in Eurolega e anche per lo scudetto nei playoff, e lo faranno, perché ho visto le foto delle facce di loro ieri, sono uscite veramente con una batosta, hanno detto loro batosta, ok, cioè, ha detto Luca Banca, ha detto Livio Proli, quindi non sono per niente felice, quindi useranno questo come motivazione. E avete sentito anche Dan Peterson. Manuel, sei d'accordo con l'ultima battuta di Dan Peterson? Sì, assolutamente, anche perché la caratteristica che Milano ha quest'anno è che non molla, è proprio una squadra diversa come atteggiamento in campo rispetto a quella degli anni scorsi, quindi secondo me non ci saranno troppe conseguenze. Uno dei grandi assenti dal parquet del Forum di Assago, lo abbiamo sentito anche prima, è Massimo Bulleri, capitano di Brindisi. Sappiamo tutti che si è infortunato nella scorsa giornata contro Cremona, era però presente per sostenere la sua squadra. Andiamo ad ascoltare Bulleri anche sulla stagione di Brindisi. Segreti, l'unità di intenti e grossa voglia di emergere, tanti giocatori che è il primo anno che vengono in Italia, che magari giocavano la Lega 2, che hanno grande fame di rivalsa, hanno grande fame di una vetrina importante. L'infortunio è quello di cui tutti sanno, quindi interessa il legamento crociato anteriore. I tempi di recupero sono quelli grosso modo canonici. Stamattina abbiamo parlato col dottor Lelli, che sarà quello che mi opererà, e sono 6 mesi. Da parte mia c'è grande disposizione, grande voglia di tornare, c'è grande desiderio di continuare a giocare nel più alto livello possibile. Ovviamente si va al prossimo anno, vedremo cosa succederà d'estate, se succederà qualcosa, però in questo momento il pensiero più che a quello che succederà il prossimo anno è a quello che succederà già dalla prossima settimana e poi giorno per giorno fino a tornare a completa disposizione. E allora, prima di proiettarci verso la prossima giornata di campionato, perché si ritorna in campo questo weekend, diamo una notizia che riguarda le elezioni di Minucci, uomo simbolo di Siena. Un'elezione, Manuel, un po' che ha scaturito un po' di polemiche. Intanto vediamo anche il cartello che abbiamo preparato. Sì. Perché? Perché fondamentalmente perché ha un doppio incarico, quindi in questo momento è il direttore generale di Siena e poi perché Siena in questo momento è al centro di alcune indagini per presunte frodi fiscali sul pagamento dei giocatori degli anni precedenti. Minucci è un personaggio un po' controverso, ma credo che lo sappia anche lui stesso, voglio dire, ha grandissimi estimatori, perché sicuramente non c'è dubbio che sia stato uno dei grandi artefici, se non l'artefice della fortuna di Siena. Però è anche stato contestato in passato, anche la stessa Milano, insomma è un'elezione, ci sono stati anche 2 voti contrari. Io spero a questo punto per il Movimento che comunque faccia bene, noi gli auguriamo il massimo del successo, perché il Movimento del basket ha bisogno di un uomo forte. Intanto abbiamo visto nella grafica anche Bologna e Roma sono le squadre che si stanno un pochino più sono contrarie alle elezioni di Minucci. Daniele, siamo quasi in chiusura del primo blocco, dobbiamo andare però a vedere le prossime partite del campionato di Serie A, andiamole a vedere insieme attraverso la grafica. Sì, perché ci si ricatapulta nel campionato, e allora scopriamole con la nostra grafica e tutte le sfide, e ci prepariamo ovviamente ad un weekend molto interessante che inizierà venerdì: Caserta Reggio Calabria, Reggio Emilia, poi Avellino Varese, Brindisi Venezia, Sassari Cremona, Montegranaro Bologna, Siena Pesaro, Cantù Roma, e poi si chiude lunedì con Pistoia Milano. E allora andiamo in pubblicità, perché tra poco ritorniamo con la seconda parte, dobbiamo parlare di cosa è successo in Europa, perché si è giocata la Final Eight a Milano, ma c'è stata la sconfitta di Barcellona contro il Real Madrid, Barcellona che è avversaria in Eurolega di Milano, dobbiamo parlare di NBA, di NCAA, tantissimi argomenti, vi aspettiamo tra poco.